Ciao, sono Nicola Guarino di laurearsilavorando.com e in questo video voglio rispondere a una domanda che mi è stata fatta in questi giorni da un ragazzo che ha seguito i nostri video, segue i nostri live, ha letto anche il libro Come laurearsi velocemente e con voti alti, di cui io sono l'autore, il coautore. E se non lo sapessi, io sono mi chiamo Nicola Guarino, ho 26 anni, sono un giovane imprenditore di Palermo e ho creato il sistema Laurearsi Lavorando, ovvero il primo e unico sistema in Italia per diciamo, conciliare studio, lavoro e vita privata. Aiuto gli studenti universitari e i lavoratori appunto a conciliare studio, lavoro e vita privata in modo efficace per laurearsi velocemente con voti alti, anche se hanno la metà del tempo rispetto a tutti i loro colleghi e senza rinunciare alla loro vita sociale e privata. Detto questo, appunto, voglio rispondere a questa domanda. La domanda era questa, ovvero, ma ho visto i nostri materiali, ho visto il libro, che tra l'altro è uno con le più alte recensioni, diciamo, su Amazon, nella sua categoria, bellissimo, tutto bello, però ancora non ho mai visto un video sulle tecniche di memoria e lettura veloce. Come mai non ne parlate? Al che ovviamente io ho detto semplicemente perché non servono per conciliare studio, lavoro e vita privata. Allora lui mi ha detto: sì, però la tecnica dell'associazione, però questa qua forse è utile. No. Allora, posto che io so quello di cui parlo e tu no, quindi io parlo e tu ascolti, posto questa cosa qui. Ma sei presuntuoso? Vabbè, continui a parlare, cioè non hai chiare ancora quali sono cioè, da chi bisogna apprendere, come funziona l'umiltà e l'apprendimento, perché tu presumi di sapere, io invece so perché ho fatto, quindi ci sono due differenze. Ma al di là di quello, non servono per conciliare studio e lavoro. Il tuo problema studente lavoratore non sono le tecniche di memoria, non è la memoria, non è l'apprendimento rapido, non è la lettura veloce, non è che se leggi velocemente e quindi ci metti meno tempo, allora riesci a studiare più pagine. Il problema è che tu devi studiare nelle condizioni corrette e soprattutto il tuo vero problema non è come studiare, tu non è quello. Il tuo problema è riuscire a conciliare tutto, è riuscire a trovare il tempo, tra virgolette, per studiare, dato che lavori, dato che hai mille cose da fare, dato che hai anche una vita privata a cui non vuoi rinunciare, giustamente, perché hai una famiglia, la tua fidanzata, è come trarre il massimo da queste relazioni qua e fare in modo che le persone a te care aggiungano valore invece di sottrarlo, aggiungano energia invece di sottrarla. Tutte queste sono informazioni che ti servono, non come leggere velocemente, come è ovvio che ma sono utili, ma qualsiasi cosa è utile, pure saper cambiare la ruota di una macchina è utile, ma il problema è che se io penso che quella è la soluzione per lavorarsi velocemente con voti alti, non è così, oppure la soluzione ancora meglio per conciliare studio e lavoro, non è così. Queste sono cose fondamentali, cose veramente importanti, che devi iniziare a capire, devi iniziare a capire. Poi è ovvio che se io studio teatro, allora studio teatro in maniera tale che se il professore mi fa una domanda io non la so, riesco a recitare meglio. No, nel senso, sicuramente se sei un attore di teatro, sai, è ovvio che sai esporre meglio le cose perché magari sei più abituato, eccetera, eccetera, ma non è che quello ti serve per non fare scena muta all'esame. Non è che è studiare teatro la soluzione o saper parlare in pubblico. Non è assolutamente quello. È un po' come dire che se non sai l'inglese non trovi lavoro. Falso. Perché altrimenti nessuno che non sa l'inglese lavorerebbe. Se sai l'inglese aumentano le probabilità? Sì, può darsi, dipende dall'ambito. A volte non è neanche necessario che tu sai l'inglese. Dobbiamo dire le cose come stanno. È ovvio che poi per essere competitivi a livello mondiale, eccetera, l'inglese è fondamentale, sono il primo a dirlo. Ma non è neanche vero che se non sai l'inglese non riesci a lavorare in Italia. È impossibile, perché altrimenti la gente non lavorerebbe. Non è così, dobbiamo dire le cose esattamente come stanno. E poi se vogliamo dirlo per vendere più corsi d'inglese va bene, sono d'accordo, bravi venditori, ma non è quello il punto. Non è quello il punto. Quindi tecniche di memoria, lettura veloce, apprendimento rapido, eccetera, non ti servono per saper conciliare il studio e il lavoro, piuttosto ti serve un sistema fatto apposta, progettato, testato e collaudato per conciliare queste cose. E se ti interessa lavorarsi lavorando è l'unico, il primo sistema in Italia, quindi trovi tutti i link qui sotto, trovi anche un videocorso gratuito in cui io a tiro ti raccontiamo la nostra storia e ti spieghiamo quali sono i tre segreti che ci hanno permesso di laurearci velocemente e con voti alti, anche se studiavamo e lavoravamo contemporaneamente, avevamo la metà del tempo rispetto ai nostri colleghi. Ciao e ci vediamo dall'altra parte.